Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosh. Riprendiamo la blind run di Bloodborne. Però c'è un problema. Ragazzi, mi sono accorto di una cosa. Vedete, queste sono le nostre statistiche, ma guardate i punti intuizione, ne abbiamo ben 23. Ho scoperto, grazie ai vostri suggerimenti e poi andandomi anche a informare, che se hai dei punti intuizioni che superano il valore di 15, il gioco diventerà più difficile. So che sembra una follia, ma praticamente il gioco presenterà più nemici e questi nemici avranno delle armi più potenti e sostanzialmente si evolveranno. Ora ragazzi, io ho scoperto anche questa cosa che non l'avevo mai vista. Un'altra fontana con cui è possibile acquistare oggetti con i punti intuizione. Vedete, siamo proprio sopra all'altra fontana, quella normale a cui andavamo solitamente per acquistare oggetti. Guardate, qui non c'è molto, c'è una campana echeggiante piccola per, insomma, per richiamare i cacciatori dall'altro mondo o per inimicarci. Quindi penso sia tipo il PvP, non lo so. Ma la cosa più interessante è questo, ragazzi. Guardate qui, ci sono gli abiti di Padre Gascoigne e i guanti da cacciatore cinereo. Io ora non so bene se vale la pena spendere punti intuizione in questi abiti. Però a sto punto, ragazzi, cioè, viene da dire che cazzo, stavamo giocando da veri bro. Ok che eravamo più forti, quello che vi pare, stavamo livellando, però il gioco comunque era difficile. Cioè, quindi mi stringo la mano da solo, perché stavamo giocando in un punto comunque avanzato del gioco con un sacco di punti intuizione, e in più abbiamo tutti quelle conoscenze del folle in tasca. Quindi ragazzi, io mi comprerei il cappello da lupo grigio, perché mi sembra che sia quello lì che fanno vedere nel trailer, e aumentiamo un po'. Allora, a sto punto, visto che è stato più o meno tutto inutile fare, ne venderei, ragazzi, tipo gli abiti dell'automa, che ce faccio. E comunque ho comprato un po' di roba di Gascoigne, un po' di roba cinerea, ma alla fine non sono più potenti della prima armatura che ho comprato. Infatti sta cosa un po', boh, mi scuote, perché fondamentalmente, ragazzi, migliorano alcuni valori, però non migliora in toto. Quindi I don't know. Vabbè, tant'è che abbiamo craftato 48.000 eghi. Che cosa... voglio incanalarli, che voglio fare? Sì, sta zitta. Ragazzi, allora incanaliamo i punti. Insomma, guarda, abbiamo 3 livelli. Io non so adesso se devo potenziare l'arcano. Me l'avete suggerito, però io ancora non ho letto. Cioè, ve l'ho chiesto nella scorsa puntata, ma non ho avuto ancora l'occasione di leggerlo, perché sto registrando nello stesso giorno. Io però un punto arcano lo aumenterei. Arcano penso siano tipo le magie. Vediamo un po'. Quelle le pistole, ok, lo sappiamo. L'attacco arcano può determinare la capacità di utilizzare alcuni equipaggiamenti. Oggi, ragazzi, sto cotto, ho già registrato 2 video, 3 video, non lo so, boh, ormai sta esplode. Vabbè, detto tutte queste cose, ragazzi, andiamo a fare le nostre missioni, andiamo avanti con la storia e andiamo alla grande cattedrale, perché dobbiamo andare. Vabbè, dai, veloci, ragazzi, scendiamo giù. Ah, non vi ho detto una cosa, o forse non ve l'ho fatta vedere, non mi ricordo. Vabbè, fatto sta, ragazzi, che ho potenziato la mia lama dentata. So che vorreste vedere armi diverse, ma quello che vi sto per far vedere è veramente super. Ah, guardate lì, guardate lì. Ho aggiunto l'ultimo step, ho raggiunto il nuovo slot per quanto riguarda il potenziamento dell'arma, della lama dentata. Quindi posso mettere un'ulteriore gemma, e ho deciso di mettere una gemma che dona il potere del fuoco alla mia arma. E questi sono i risultati, ragazzi. Infiammabilità. Oddio, devo essere sincero, sarebbe stato molto più figo se la lama prendesse veramente fuoco, per esempio come quando si utilizzano, per esempio, le carte fuoco, le carte elettricità. Cioè, quindi proprio mi sono fatto beccare, scusate. Proprio, diciamo che l'arma viene... è profusa, come si dice? Mo oggi sto usando un italiano un po' stentato, la pim pam pum. Però, insomma, capite, ragazzi? Una lama avvolta dalle fiamme, come quando utilizzi, appunto, gli oggetti. Invece no, semplicemente, vedete, sprigiona... Vedete, vabbè, sto qui alle pizze. Sprigiona il fuoco! Alle chiappe, gli sto da fuoco alle chiappe. Però io voglio farvi vedere quanto è potente. È molto molto più potente. Però avete ragione, ragazzi, e appena avrò 20.000 eghi di sangue riacquisterò il mio... A parte se non muoio,
parte, ecco, ce n'ho 18.000. Comunque, alla prima occasione possibile, ragazzi, vi acquisterò la lama di Ludwig, perché tanti mi avete detto: Mike, guarda che forte, guarda, usala, guarda che Mike che è overpower. Allora la utilizzeremo. Però intanto uccidiamo. Comunque sto mostro ci ha dato semplicemente 1300. Giusto per le fiale di sangue, perché sennò 1300 è veramente poco. Vedete, ragazzi, come adesso che abbiamo 14 punti intuizione, sarà un caso, ma vi ricordate qua era pieno di gente, gente che sparava, gente con la falce. Invece adesso non c'è più nessuno. Oh, sarà un caso, eh. Ecco, vedete, allora era un caso. Sarà sicuramente un caso, ma oh, tant'è. Comunque no, io preferirei comunque giocare a un livello un po' più alto, quindi cerchiamo di stare sempre sopra ai punti intuizione, che vi ricordo il limite è 15. Vabbè, non li uccidiamo, andiamoci a fare i cavoli nostri. Ora, ragazzi, dobbiamo andare qui, che è la zona che abbiamo aperto nelle scorse puntate, ma che ancora non abbiamo esplorato. Siamo proprio nella piazza centrale della cattedrale di Word. Oggi proprio non sto più a connetto, ragazzi, proprio non declino. Vabbè. E uccidiamoli questi, ragazzi. Gli freghiamo un po' di... spero. Però sta giocando male. Vabbè, pure anche se ci tolgono un po' di vita, ragazzi, alla fine ci droppano. Ci droppano fiale di energia, quindi buono. E in più abbiamo le 20.000 che ci servono per comprare la spada, eh. Quindi facciamo tutto questo per la gloria. Comunque, ragazzi, io volevo dire una cosa che magari non tutti sanno, che ve lo dico anche qui, ma tipo oggi ho già registrato ben due video al riguardo, quindi sto a fare ormai tutti i video uguali da un certo punto di vista. Però visto che adesso ci sono le vacanze pasquali, quindi voi starete tutti in vacanza, yuhu, e vi volevo dire comunque che sarò a Romix il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi, ragazzi, spero che ci sarete in tantissimi. Venite, 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 telefonate, telefonate, telefonate. E ci saranno anche le magliette che avrò sicuramente presentato oggi in un video. Quindi se, insomma, state vedendo questo video, sappiate che a mezzogiorno è uscito il video delle magliette. Andatela a recuperare e lì vi do tutte le informazioni. Una cosa più succosa che mi preme dirvi, nonostante che vi avevo accennato anche, mi pare, ieri, però poi passo sempre di palo in frasca. Tanto questi sono combattimenti facili, dai, sostanzialmente. Quindi possiamo un po' ciarlare. È che ho acquistato la Halo The Master Chief Collection e non vedo l'ora di giocarla, di giocare, perché non ho mai giocato ad Halo. Quindi è un gioco che mi preme, insomma, recuperare in vista anche dell'uscita del 5. Che dovrebbe uscire se non lo rimandano, ragazzi, perché ormai stanno rimandando tutti i giochi. Per esempio della stessa Xbox hanno rimandato The Quantum Break, che era praticamente il motivo per cui ho comprato l'Xbox One. Vaffanculo, stronzi. Cioè, praticamente, ragazzi, il 2014 doveva essere l'anno della next gen, no? Uscita la console, bla bla bla. Poi va bene, diciamo, non ci sono stati grossi giochi. Allora facciamo che il 2015 sarà l'anno della next gen. No, no, tiriamo sta leva. No, perché tutti i giochi che dovevano in uscita nel 2015 sono stati rimandati. Oh, io, ragazzi, spero. No, minchia. No, il lanciafiamme. Sapete che anch'io ho il lanciafiamme? Questa cosa non ve l'ho mai detto, scusate, ma purtroppo quando gioco off screen a volte mi dimentico. Maledetto sporco tricheco. Ma vi ricordate la prima lanterna con cui abbiamo parlato, il primo tizio, proprio la prima lanterna? Praticamente se lo andate a, insomma, disturbare di nuovo, vi regalerà il lanciafiamme. Ora il problema è che io non posso utilizzarlo perché ho bisogno di un valore arcano che non ho. Comunque penso che da adesso in poi, ragazzi, punterò un po' di più sull'arcano, visto che adesso siamo belli potentini. Allora, possiamo scendere qui, ma io tornerei anche indietro. Sì, torniamo indietro, poi là ci torniamo, ragazzi, su. Oh, vai. E quindi, ragazzi, tutti i giochi in uscita nel 2015 sono stati rimandati. Tant'è vero che ci ritroveremo adesso in una primavera sostanzialmente senza giochi, perché aprile di decente, ma non so se lo prenderò, uscirà solamente Mortal Kombat. Ma, cioè, nel senso, sì, siamo tutti fan, yuhu, haha, però insomma, ragazzi, era meglio se aprile fosse uscito magari, che ne so, un Batman, che dovrebbe uscire almeno lui a giugno, ma io non ci credo.
Uncharted è stato rimandato. Tutti questi altri sono stati rimandati. Io non lo so, ragazzi. Zelda è stato rimandato. Cioè, è tutto. Ah no, tu sei il polipo. Vabbè, ragazzi, facciamo le seppioline arrosto. Comunque, da adesso che abbiamo i colpi infiammabili, siamo veramente troppo forti. Sinceramente, mi sento quasi in imbarazzo per i nemici. Infatti non vedo l'ora che risalgano un po' i punti intuizione. Comunque dai ragazzi, andiamo avanti per la nostra via. È un peccato che l'equipaggiamento che ho trovato non sia servito a su... Oh, Alfred! Sei amico? Sì, sei Alfred, giusto? Grazie, Alfred è un tizio che non... Sono felice di vederti in salute. Bella, zio. Bene, pensiamo a qualcosa di cui discutere. Devi solo dirmi cosa suscita il tuo interesse. Che fai qui? Ah, c'è una cosa che voglio dirti. Una briciola di saggezza dell'eminente Mastro Locarius. C'è stato uno studioso che ha tradito i suoi pari a Birkenwerth, portando con sé del sangue proibito al castello di Kanehurst. È là che si sono manifestati per la prima volta i Vile Sangue. I Vile Sangue sono orrende creature che minacciano la purezza del sangue curativo della Chiesa. Il Signore dei Vile Sangue è ancora in vita. E così, per rispettare il volere del mio Signore, io continuo a cercare la via verso il castello di Kanehurst. Che penso sarà tipo il nostro... Come sai, la Chiesa della Cura... Beh, io sono un semplice cacciatore... Vabbè, insomma, adio, ragazzi, in realtà non l'avete mai visto, ma io ho già incontrato questo Alfred che mi ha offerto il suo aiuto. Penso che giocando offline e richiamandolo con la campana, penso che venga lui. Comunque, non vi ho fatto leggere queste cose perché fondamentalmente succede questa cosa qui. Chi è? La parola chiave. Boh. Ci ha aperto. Temi il sangue antico e ci ha aperto. Come faceva a sapere, Ettore, come hai fatto? Come sapevi la parola chiave? Stanno succedendo cose che non rispondono al mio volere. Vabbè, abbiamo aperto la porta. Se vedete che lo sapeva già, abbiamo incontrato qualcosa che ce l'ha detto e ci è sfuggito. Insomma, off screen, ragazzi, l'ho incontrato. In realtà l'ho incontrato perché voi mi avete detto: Mike, guarda che ti sei scordato di parlare con quell'NPC. Quindi sono tornato indietro, sono andato a parlargli. Praticamente, ragazzi, questo tizio è appunto un devoto alla Chiesa della Cura, mi sembra. Ah, ecco i boschi proibiti, non erano quelli di prima. Ok, ragazzi, siamo entrati nella zona che tanto malessere e tante pianti ha fatto fare a milioni di giocatori in tutto il mondo, perché era buggata. E se si iniziava una sessione multiplayer in questa zona, praticamente non riuscivate a sbloccare una chiave. Ora, io ho già installato la patch che dovrebbe annullare sta cosa, in teoria anche velocizzare i caricamenti. Boh, non lo so. Fatto sta, ragazzi, che quel tizio mi ha raccontato un po' di cose. Per esempio quel Brian Warder, praticamente è tipo un circolo di studiosi che grazie a loro è stato scoperto questo sangue miracoloso, che poi è stato preso. Mi sa che sto di un sacco di cazzate, però questo è quello che ho capito io. Ehi, brutti mostri. Che praticamente, ragazzi, la Chiesa della Cura che fa? Custodisce questo sangue miracoloso che è in grado di curare ogni malattia. Motivo per cui arrivano a Nyarram questi pellegrini e non solo. Ora però sappiamo che Nyarram è stata colpita da un morbo, da una malattia che purtroppo ha portato agli avvenimenti che ha portato. Però c'è anche, tipo, ragazzi, tutta una questione degli dei. Si parla tipo che c'è un cimitero degli dei sotto a questo Brian Water, cioè sotto alla Chiesa della Cura. E questi studiosi che venivano da sto Brian Water, insomma, ne avevano scoperto l'esistenza. È un macello, non vorrei stare di un sacco di cazzate. Probabilmente probabilmente è così. Cioè, mezza vita mi hai tolto. No, mi sa, raga, qua Perry non va bene. Perry Mason. Guardalo, buzzicone come sei. Come fai a fare queste cose? Io ho il fuoco nelle mani, però non c'ho energia per colpire. Oggi, ragazzi, puntata un po' così. Scusate se faccio un po' di confusione, ma già la storia non è che sia perfettamente lineare. Bisogna un po' scoprirla giocando, analizzando. E forse, ecco, tanto 30.000 eghi,
Forse ecco, magari il giocare insieme, non parlando così e tutto il resto, magari non ci fa ci distrarre un po'. E forse in questa particolare serie è un po' difficile. Però ragazzi, io mi sono voluto mettere alla prova con questo gioco, lo dico. A me non mi interessa, per esempio, qualcuno mi ha detto: Mike, ma lascia stare perché non fa views, non fa quello. A parte che non è vero, le views le fa. Se si aspetta 100.000 views, no, è un gioco di nicchia. Però ragazzi, mi sono voluto mettere alla prova e è veramente un... Oddio, una lanterna, meno male chi te manda. Ah, ormai sì, così possiamo parlare e possiamo anche comprare le spade. La spada, tu che ti nascondi qui? Sei un nemico un po' troppo vicino alla lanterna, non credi? Vabbè ragazzi, dai. Ok ragazzi, siamo tornati, scusate se mi sentirete peggio rispetto a prima, ma ho cambiato un attimo set di nuovo postazione perché non volevo registrare questa parte, ma mi sono accorto di una cosa. Praticamente ho trovato questo oggetto, una tonsilla di pietra, una roccia deforme con un reticolo, che praticamente me l'ha data un uomo in una zona della mappa che non vi ho messo nel video, probabilmente la taglierò, e ci chiede e ci dice: portati leggermente sulla destra della grande cattedrale e cerca una chiesa antica celata. Il dono del dio ti darà forza. Ora ragazzi, nel mio pellegrinaggio off screen senza di voi, ho trovato effettivamente una chiesa celata, ma sono morto più volte perché fondamentalmente c'è la stessa presenza che abbiamo incontrato qualche puntata fa, non so se vi ricordate, quella mano che ci ha stretto. Praticamente c'è la stessa cosa. Ora io spero, visto che qua si parla di un dio, che con questo oggetto in teoria non dovremmo avere più problemi. Allora, qui non ci siamo mai stati insieme. Oh, intanto poppano cose come se non ci fosse un domani. Ci sono stato io per fatti miei. Vi faccio vedere anche un po'. Qui praticamente c'erano ben due cacciatori. Uno era abbastanza aggressivo e l'altro era tranquillo, l'ho battuto con facilità. C'è gente qui che urla. Sì, vabbè, non ci interessa. Vabbè, andiamo dove dobbiamo andare, ragazzi. Lo faremo abbastanza di corsa. Ci tuffiamo qui giù. Dobbiamo anche stare attenti perché adesso ci stiamo per inoltrare in un punto pieno di nemici ciccioni con l'ascia, vedete? E soprattutto ci sono cecchini dall'alto che ci sparano, vedete? Noi superiamo questi alla Cristiano Ronaldo. Scusate. Oh, è qui, ragazzi, è qui. Vedete, questa dovrebbe essere la chiesa celata. O mo spero che sia così, perché sennò non vorrei rimorire di nuovo. Però praticamente c'è un Grand Theft Auto, sì, vabbè, non ci frega niente. Proviamo ad aprire un po' qui. Non si apre, cacchio. Eccolo. Speriamo di non morire, che sennò gli lascio. Vedete ragazzi, qui è tipo qualcosa. Che sta succedendo? Oh, amigdala. L'amigdala. Amigdala, abbi pietà del povero bastardo. Porca zozza. No ragazzi, spero che io non debba affrontare sta cosa. Oddio. Oh, ok, non siamo morti, vedete? Ci ha trasportato in un'altra dimensione, un po' come era successo la prima volta, oppure con quel mostro col sacco. Vabbè, non si vede nulla, quindi io direi di passare alla torcia. No, dobbiamo passare alla torcia. In realtà potremmo anche benissimo comprare la lanterna a due mani, ma chi se ne frega. Noi siamo Agab e non vogliamo spendere soldi così inutilmente. Allora, qua c'è veramente tipo un laboratorio. Dove siamo capitati? Sfondiamo tutto, ricerche di anni andati in frantumi. No, no, sembrano ossa ma non lo sono. Vabbè, andiamo un po' avanti, vediamo un po' che cosa riusciamo a scoprire qui. Non credo molto, ma sembra tipo una grossa libreria. Sperando che non escano mostri a destra e a manca. Non si apre da questo lato, evviva. Potremmo esplorare questa zona, ragazzi, ma io non so se è una cosa saggia. In realtà, volevo farvi vedere questa cosa come extra, ma mi sto rendendo conto che effettivamente potrebbe essere una cosa interessante. Ok, io ho paura, ragazzi, che apro porte e gente immonda mi cade in testa, non so perché. Ho questa sensazione brutta.
No, sembra una zona di tipo di ricerca. E continuiamo a aprire le porte. Un teatro, vedete? Ah! Vaffanculo! Vaffancuccolo! Vaffancina! Mi hai messo paura! Mamma mia, ragazzi, aia! Qui c'è qualcosa. Ho tipo sbattuto chiave dell'anfiteatro Aula Magna. Perfetto, io credo che questa sia l'anfiteatro. No, questa è l'Aula Magna. Scusate ragazzi, è l'università. Uniforme d'allievo e pantaloni d'allievo. Vediamo un po' come cambia. Ma, sempre uguale. Un po' difesa contro il sangue e l'arcana. Vabbè, non è niente di che. Stiamo andando in giro sempre con lo stesso armamentario. Ci stiamo scordando qualcosa? No, questa non è una porta. Vedete ragazzi, che figata, dove siamo capitati? Sarebbe interessante scoprirlo. Forse la chiave ci può dare qualche informazione in più. E di più. Cavolo ragazzi, quel mostro mi ha messo una paura tremenda. Marrano che non sei altro. Ok, qui dovremmo essere risbucati, sì, alla fine del tunnel. Non è che ci dimentichiamo qualcosa indietro, no. Sarebbe fondamentale fare tutto. Oh, eccola. Eccoli i nemici. Guarda quanti sono. Questi ragazzi sono degli studenti che sono mutati, secondo me. Oh, sparano pure. Buoni. Oh, non gli tolgo niente però. Porca veva. Ok, ho proprio gadget mani. L'ispettore. No, ma sa qua ragazzi, dobbiamo giù la serie, eh. Keep it real. Meno male che abbiamo il sacro fuoco del sacro Leo che ci protegge. Guardate come subiscono il fuoco. Guarda come si stanno annidando davanti alla porta. Sedativi. Sedativi e go-go. Oh ragazzi, però non è che potete uscire fuori come le scuregge, eh. Morite in maniera decorosa e decente. No! Spero ragazzi che questa non sia una cosa tipo secondaria, perché rosicherei a bestia. Questi sono ancora vivi. Scusate ragazzi, so che aspettate il vostro professore. Eravate qui pronti con il vostro cappellino per laurearvi. Invece no. Ho messo fine ai vostri sogni di gloria. Oh, questo ci potrà servire, ma... Stiamo attenti. Ok, via libera. Apri lo scrigno, Ettore! Che troviamo? Augure di Ebrietas. Non so manco più legge. Che cosa cacchio sono? Vediamo un po'. Gemma della tinta di sangue. Non capisco che cos'è. Eccola. Evocazione parziale degli Ebrietas. Ma non lo possiamo utilizzare ancora ste cose. Ma non, neanche qui. Neanche nei nostri oggetti personali. No. Manco qua allora. Parola di ispettore gadget. Ah, ecco perché non lo possiamo usare, ragazzi. Non ho la potenza arcana. Mi sa che qua tocca cominciare a alzare un po' anche il parametro arcano. Magari possiamo evocare tipo sti personaggi in cerca d'autore. Fuck. Vabbè, allora dai, apriamo pure la porta in fondo. Così almeno siamo convinti di quello che stiamo facendo. No, in realtà non è vero, non siamo convinti manco per niente. Però sta cosa del valore arcano, ecco che ha spiegato tante cose. Dove sto andando? Perché non mi faccio i cavoli miei? Frontiera dell'incubo. Oh, accendi sta cosa. Wow. Dove siamo capitato? Dove siamo capitato soprattutto? Dove siamo capitati, ragazzi? Sembra tipo una grotta incredibilmente brutta e losca. Probabilmente credo che siamo vicini a... Ma aspetta, ma questo è un luogo misterioso o è... Ho visto qualcosa qui. Ah, penso col tizio che ci dava
i frammenti gemelli. Ma ragazzi, ma mi sa che qua non dovremmo stare qui, secondo me. Eh sì, scusa, vabbè, però ragazzi, fortunatamente abbiamo il fuoco, il sacro fuoco che brucia. Io me ne andrei. Io me ne andrei. E però vedete, siamo tipo in un luogo pieno di tombe. Non capisco se è un luogo mistico o un luogo realmente esistente. Oh mio Dio, io non voglio saperlo probabilmente. Però voglio prendere questa cosa qui. No, dove mi sono tuffato? Dove mi sono tuffato? Vabbè dai, io direi che salutiamoci qui per questa cosa, ragazzi, perché doveva essere un extra, sta diventando... Mi sono suicidato. Mi sono suicidato e sono caduto in un posto che forse è meglio. No, la pastiglia, no, la pastiglia. Devi prendere... Devi prendere... No, cosa sto facendo? Moriremo così. Prenditi l'energia. Ragazzi, qua dobbiamo uscire al volo da qui. Prenditelo. Wow. Ok ragazzi, qua mi sa che noi non dobbiamo stare qui. Oh! No! Ma no, ma cosa ci ha ucciso? Dei tramorgi! No!